Ok, buongiorno a tutti, grazie. Sono Stefano Lugli di Ucima, io seguo i servizi tecnici di Ucima e sono qua a fare da moderatore a questo seminario che ci ha visto fianco a fianco con l'Unione Italiana Vini nell'organizzare questo doppio appuntamento al SIMEI, che è casa di tutte e due, ovviamente, perché sono esposte delle tecnologie non solo per l'imbottigliamento anti-imballaggio, ma anche tante, direi quasi tutti questi due padiglioni riguardano l'imballaggio finale delle bottiglie, quindi è casa nostra nel modo più assoluto. Ieri abbiamo parlato di innovazione nel fine linea dal punto di vista automazione, oggi abbiamo deciso di focalizzarci sugli aspetti safety. Dico solo due cose su chi è Ucima. Giuro che questa tabella non l'ho modificata, cioè al primo posto c'è il beverage, c'è ovviamente la bottiglia di vino, nel senso che noi imballiamo tutto ciò che è imballabile, soprattutto prodotti alimentari, quindi beverage, food, farmaceutico, cosmetico, chimico, tissue, cioè carta, tabacco e chi più ne ha più ne metta. Questo è tutto il mondo al quale Ucima dà una risposta tecnologica. Parliamo di un settore, quello delle macchine per l'imballaggio italiano, che ha un fortissimo, fortunatamente, peso economico. Gli ultimi dati disponibili ovviamente sono quelli del 2014, parliamo di 6,2 miliardi di euro di fatturato, fra l'altro un fatturato che è sempre stato in aumento anche negli anni di crisi, è stato credo l'unico settore dei beni strumentali che ha visto comunque aumentare e avere sempre comunque il segno più anche negli anni della crisi. A differenza per esempio del settore delle macchine per ceramica che ugualmente io rappresento perché lavoro in una casa comune di due associazioni. Oltre l'80% del fatturato deriva da esportazioni in tutto il mondo, ci contendiamo con i tedeschi il ruolo di leader mondiale a livello di esportazione di macchine, con un'importante anche tenuta dell'occupazione, parliamo di circa 27.000 addetti occupati. Anche qua c'è un segno più davanti, fra l'altro se parliamo di 27.000 addetti occupati il numero va almeno quadruplicato se pensiamo a tutta la rete dei terzisti o comunque di chi lavora in modo correlato al packaging. Sul tema che ci vede qua oggi, che è quello del beverage, la parte beverage ha un fortissimo peso sul fatturato complessivo, parliamo di 1,8 miliardi di euro di fatturato 2014 in giro per il mondo. In Italia il 20% del fatturato, cioè 224 milioni di euro, è beverage. Di questi stimiamo circa 50 milioni di euro sono per l'imballaggio del vino. Quindi sicuramente un segmento, quello del packaging del vino, molto molto importante e strategico. Tant'è vero che ci sono qua tantissime nostre aziende associate importanti. Le previsioni per il 2015 sono buone. Ci sono dei mercati in crisi, la Russia in primis in crisi per problemi loro, non per problemi legati al fatto che altri ci abbiano superato, prima la Russia per i noti problemi internazionali, l'altro è la Cina che era diventata assolutamente il secondo acquirente mondiale di macchine per il packaging che ultimamente, voi lo sapete, ha rallentato gli acquisti. Altri mercati stanno andando molto bene, in primis gli Stati Uniti. Adesso si aprirà anche l'Iran, staremo a vedere, c'è una forte richiesta di macchinari italiani, quindi comunque è un sistema molto articolato. Siamo talmente importanti, almeno questo ci viene riconosciuto, che abbiamo la segreteria e la presidenza del CENTICI 146, che a livello europeo, perché veniamo al tema di oggi, è l'organismo deputato a scrivere le norme della serie N, quindi norme europee, serie 415. La 415 sono le norme per la sicurezza delle macchine per il packaging, un insieme di norme che vi verranno illustrate dopo anche come scenario, che mi vanno a dare come norme di tipo C la presunzione di conformità delle macchine per il packaging a quanto previsto dalla direttiva macchine. Il presidente è il mitico Luciano Di Donato dell'INAIL e il segretario Roberto Ravaglia dell'UNI. E questa tabella mostra un dato che per quanto non sia confortante, perché rappresenta comunque delle segnalazioni di non conformità, è comunque, da come lo valuto io, confortante. Questa è la suddivisione per gruppi tecnici di quelle che sono state storicamente in Italia le segnalazioni di non conformità. Le macchine per imballaggio viaggiano a 104 segnalazioni sulle oltre 2000 che ci sono state, quindi a una percentuale del 5,07%.
che io valuto molto positivamente, perché è un numero molto basso se pensiamo che macchine per il packaging ci sono qua praticamente in tutte le aziende, perché tantissime aziende industriali hanno alla fine qualche prodotto da imballare, e soprattutto, e parliamo ad esempio soprattutto del fine linea, ci sono delle macchine pesanti, ingombranti, che possono dare tutta una serie di problemi. Quindi questa non conformità al 5% fatto 100 appunto tutte le macchine, beni strumentali italiani, io lo valuto molto positivamente. Valuto meno positivamente questa tabella, ma lo valuto come riflessione generale. Questa è la tabella in cui queste 105 segnalazioni sono state suddivise in funzione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva macchine. Perché la valuto meno positivamente? Perché ultimamente noi staremo a parlare di performance. Fra l'altro, il primo di dicembre uscirà l'ottavo rapporto che fa l'INAIL, quindi avremo dei dati ulteriormente aggiornati, sono dati che escono ogni due anni. Comunque, noi stiamo a parlare di sicurezza dal punto di vista informatico, PLC di sicurezza, architetture elettriche, elettroniche, performance level, bla bla bla, poi andiamo a vedere i dati, il 65% delle non conformità sono i nostri vecchi e cari rischi meccanici, cioè protezioni sbagliate, buchi nelle macchine. Oggi giravamo, diciamo che siamo in fiera, quindi faccio finta di niente, qualche buchetto l'abbiamo visto in giro, però in fiera si possono portare anche macchine non conformi, questo è vero. E quindi comunque i nostri cari vecchi rischi meccanici sono ben presenti e rappresentati. Al secondo posto, ahimè, ci sono le segnalazioni relative al manuale. Questo potrebbe essere anche visto positivamente, dice vabbè, pensa che se sono bravi, parliamo di carta, non parliamo di carta, parliamo di misure di sicurezza, il manuale è una misura di sicurezza, e pensare che tuttora ci sono tante aziende che evidentemente sbagliano nella redazione del manuale quando dovrebbe essere una cosa ormai digerita e acclarata, questo mi dispiace. Questi comunque sono i dati. Al primo posto rischi meccanici e al secondo posto segnalazioni di non conformità. Poi magari abbiamo un intervento alla fine di un utilizzatore che ci racconterà come sono scritti i manuali delle macchine per il packaging. Segnatelo intanto questo aspetto. Temo che mi bastonerai, ma vabbè, me la sono cercata, dai. Allora, parliamo di fine linea, dove sicuramente abbiamo avuto un sacco di problemi, relativamente in proporzione, dove abbiamo avuto tendenzialmente anche gli infortuni mortali, tendenzialmente sulla zona dei palettizzatori, proprio perché sono impianti complessi, dove ci sono pesanti situazioni in gioco. Di quei 105 segnalazioni di non conformità, la stragrande maggior parte erano in realtà segnalazioni connesse a infortuni di modesta gravità. Normalmente sono le confezionatrici verticali che alla fine si inceppano in fondo e l'operatore arriva, va, scusate il termine modenese, a scancherare per togliere l'inceppo e ci lascia qualche dito. Sono sempre infortuni con prognosi basse, però ovviamente fanno scattare segnalazioni di non conformità e sono le macchine più oggetto di contestazioni, ma nello stesso tempo che in realtà grossi problemi non ne danno. Io questa presentazione mi serviva solo per ricordare una cosa importante, dopo ho portato un caso. Il nostro obiettivo era di avere in sala, spero ci siano, anche dei responsabili di aziende vinicole, perché un messaggio da far passare è quello che non è assolutamente vero, che perché una macchina vi arriva marcata C vuol dire che vada bene, che voi siete a posto. Non lo è, voi lo sapete, tendete a dimenticarvelo, perché credo che sia uno degli obblighi meno applicati nella storia del testo unico, ma tutte le volte che una nuova attrezzatura di lavoro viene introdotta nel ciclo di lavoro occorre effettuare una preventiva analisi e valutazione dei rischi, che è sia finalizzata a vedere che non ci siano, uso questo termine avvocatese, vizi palesi sulla macchina, perché se ci sono vizi palesi anche nel caso di utilizzatore è quasi certo che possa scattare una contestazione, poi lo vedremo, e soprattutto l'inserimento vero e proprio della macchina all'interno del ciclo di lavoro. Vado proprio a portare questo esempio abbastanza recente per farvelo toccare con mano. Infortunio su una macchina confezionatrice, l'ASL esce e fa una bella prescrizione specifica alla cantina, perché nel documento di valutazione dei rischi non sono considerati i rischi relativi alla confezionatrice orizzontale, bla bla bla. In particolare non viene considerato il rischio relativo al contatto accidentale di parte del corpo umano con gli organi lavoratori della macchina nella zona taglio e termosaldature, quindi si prescrive di mettere la macchina a posto. Questo è un esempio lampante, per me eccessivo, lo dico subito, però perché hanno
diciamo così, sono andati dietro alla prescrizione che impone la valutazione preventiva dei rischi. In realtà qua avrebbero potuto utilizzare un'altra norma del testo unico che prevede di dare a disposizione dei laboratori delle macchine, chiamiamole a norme, i conformi. Questo evidentemente non lo era. Hanno scelto la strada della valutazione dei rischi. L'importante è che passi un concetto: non è sufficiente per l'utilizzatore che una macchina sia marcata C, occorre che faccia delle verifiche, se no va a finire, può andare a finire, quello come è successo in questo caso, in cui lui viene direttamente incolpato di non aver valutato questo che è evidentemente un rischio palese presente sulla macchina. Questa era l'introduzione che voleva fare. Scusate un secondo, prendo il programma del convegno che prevede 4 interventi. Partiremo con il dottor Daniele Bertoli, che è uno storico collaboratore di Unione Italiana Vini, che vi farà un quadro generale di quella che è la situazione degli infortuni o delle criticità, usiamo questo termine, tipicamente presenti in cantina con riferimento alle attrezzature di lavoro e soprattutto alla fine con riferimento al fine linea, che è un po' l'argomento in discussione. Poi parlerà l'ingegner Paolo Capelli, collaboratore di UCIMA, che segue per conto nostro la redazione di quelle norme di tipo CIL, la serie N415 che vi dicevo prima. Proprio ieri a Modena è finita la 2 giorni di riunione sulla 415-4, palettizzatori, quindi noi vi aggiorneremo dello scenario generale e di quello che si è detto ieri a Modena, quindi siamo veramente online praticamente, perché è successo ieri l'ennesimo, ahimè, incontro, stavolta più produttivo del solito, in cui scriviamo le norme tecniche. Per passare all'avvocato Vania Vicentini di Accende di Verona, che farà una relazione in cui proverà a mettere d'accordo e vi farà toccare con mano quello che è il sistema della marcatura CE, visto poi come riflesso nell'utilizzatore. La dottoressa Vania Vicentini sostituisce Matteo Marconi, che ha avuto un impegno urgente e non è potuto essere, ma sono certo farà una relazione ottima. Per finire con Alessandro Dalla Valle del gruppo Italiano Vini, che porterà una sua testimonianza su come quello che lui vede quotidianamente nello stabilimento proprio dal punto di vista della sicurezza dei macchinari. Io vi ringrazio e chiamo Daniele Bertoli qua sul palco a parlare. Grazie.